Siamo pronti? Sì, Ok, eccoci qua. Questa conferenza stampa è indetta oggi per un motivo principale, perché sono ormai, penso, un mese che si parla in continuazione di un rapporto fra noi e un clan criminale di Ostia. Si parla di appoggi politici, si parla di tante cose, ma nei fatti, alla prova dei fatti, bisognerebbe anche riuscire a parlare con le carte giudiziarie. Ci piacerebbe vedere qualcuno che tira fuori qualcosa di rilevante scritto nero su bianco, magari da un magistrato, sul fatto se esistano o meno rapporti di voto di scambio, poi, perché di questo stiamo parlando, fra noi e il clan Spada. Quindi, oggi siamo qui al netto del risultato elettorale, che per noi ovviamente è eclatante, su Ostia, che si inquadra, attenzione, in una tendenza abbastanza chiara, che vede Casa Pound prendere il 7% a Bolzano, l'8% a Lucca, il 5% a Todi, il 7% alla Lamezia Terme, e quindi questo 9% di Ostia non è un picco, ma si inquadra in una tendenza generale di crescita di questo movimento. Tanto per chiarire, no? Perché sennò sembra che se eravamo, diciamo così, in qualche maniera favoriti ad Ostia da un clan mafioso, ad Ostia facevamo il boom e nel resto d'Italia facevamo lo 0,4. Non è così. Così come, vabbè, questo poi lo diranno meglio loro, così come il dato elettorale di Casa Pound non si concentra su Nuova Ostia, che sarebbe il terreno degli Spada, ma è diffuso su tutto il decimo municipio, anzi è superiore all'Infernetto, è superiore a Villaggio San Giorgio e in tanti altri quartieri popolari, dove rimaniamo pur sempre sotto i partiti tradizionali, ma questo ve lo spiegheranno meglio Carlotta e Luca. E quindi noi siamo qui oggi a chiedere ufficialmente alla magistratura italiana che apra un fascicolo d'inchiesta su di noi, per appurare quali sono i rapporti criminosi, se esistono, fra noi e il clan degli Spada. Siamo qui a chiedere che venga aperta possibilmente anche una commissione d'inchiesta parlamentare per sapere qual è il rapporto fra Casa Pound e il clan Spada sul territorio, se c'è un rapporto di tipo di voto di scambio o qualsiasi cosa che si configuri in maniera delittuosa. Quindi chiediamo sostanzialmente alla politica tramite inchieste parlamentari, alla magistratura tramite un'inchiesta di magistratura, di tirare fuori la verità su questa vicenda. E chiediamo inchieste rapide, veloci e soprattutto che poi siano pubbliche, che questi risultati vengano diffusi ampiamente a tutta l'opinione pubblica italiana. Quindi questo per noi è assolutamente importante e preminente. Siamo qui ovviamente anche a parlare di ciò che è successo ieri con l'aggressione al giornalista, una violenza assolutamente gratuita, deprecabile, allucinante, l'abbiamo definita in 100.000 modi, ma che non può essere imputata a Casa Pound perché noi non rispondiamo di ciò che fa Roberto Spada, perché Roberto Spada non è un nostro iscritto, Roberto Spada non è un nostro esponente, e per cui noi non rispondiamo di ciò che fa una persona, un tal dei tali. Possiamo rispondere dei nostri dirigenti politici. Io ricordo, ad esempio, ci viene chiesto di prendere le distanze e, come ho detto già stamattina a Omnibus, per prendere le distanze serve una vicinanza fattiva, una vicinanza politica vera. Faccio sempre l'esempio di ciò che è successo a Roma qualche anno fa, quando fu beccato uno stupratore seriale, che era lo stupratore dei garage, adesso le avevano appioppato questo nome, e si scoprì che era il dirigente della sezione del quartiere della Montagnola del Partito Democratico. In quel caso il Partito Democratico prese le distanze dal suo dirigente politico, ed è giusto farlo, ma noi non possiamo prendere le distanze da un signor tal dei tali che semplicemente in un post su Facebook ha scritto: guardate che qui ad Ostia, Nuova Ostia, si vede solo Casa Pound, il resto della politica non esiste, perché questo è un dato di fatto. A Nuova Ostia esiste solo Casa Pound e il resto della politica non esiste. Il resto della politica, e non solo la politica, ma anche lo Stato, anche la Chiesa e chiunque, le associazioni, si sono ritirate da quel territorio, si sono chiuse nel palazzo e passano il tempo ad additare Nuova Ostia come se fosse l'inferno sceso in terra. Ebbene, in quell'inferno sceso in terra Casa Pound c'è, Casa Pound organizza le feste per bambini, Casa Pound porta i pacchi alimentari, Casa Pound fa un sacco di cose, ma noi siamo lì
mentre la politica si è chiusa nel palazzo. Ed oggi ho sentito pochissimo ricordare che quel palazzo siedeva un esponente del Partito Democratico che si chiama Tassone, che ha fatto sì che il comune, il municipio venisse sciolto per mafia e che è stato condannato a 5 anni di reclusione. Quindi quello è l'esponente politico condannato per mafia capitale a 5 anni di reclusione, però i mostri sono quelli di Casa Pound che stanno a Nuova Ostia e cercano di stare al fianco di un popolo che è il nostro popolo, che forse ci fa meno pena e va bene additarlo ad ogni nefandezza e mostruosità perché è il nostro popolo, ma vi credetemi che i bambini di Nuova Ostia hanno esattamente gli stessi occhi dei bambini siriani o dei bambini che sbarcano con i barconi e non si capisce perché loro debbano essere abbandonati al loro destino mentre invece gli altri debbano essere tutelati in ogni maniera. Quindi noi siamo lì e siamo a fianco del nostro popolo e questo è quello che avevamo da dire oggi. Adesso lascio a Luca il prossimo intervento. Mi dispiace invertirvi per i microfoni perché altrimenti... Ah certo, vuoi venire qui solo Luca. Per la comodità, altrimenti fanno... Allora, buonasera a tutti. Allora, io voglio spiegare perché, che cos'è Casa Pound ad Ostia e perché Casa Pound ad Ostia ha ottenuto un risultato così importante, ha ottenuto un 9%. Perché è facile lanciare accuse, è facile relegare tutto questo a scriverlo ad un sodalizio senza alcuna prova, basato soltanto su una foto che io spiego da 2 anni, perché quella foto scattata in una festa di quartiere, in una festa per bambini che abbiamo organizzato in occasione dell'Epifania a Nuova Ostia, coinvolgendo tutte le associazioni del posto, e l'ho spiegata tante volte, ed è questo il motivo. È stata scattata in una festa di quartiere. Però Casa Pound il risultato l'ha ottenuto per la sua incessante attività che svolge sul territorio del 10° municipio, che non è solo Nuova Ostia, ma che tanti altri quartieri dove abbiamo ottenuto grandissimi risultati, dove concentriamo la nostra attività, perché abbiamo anche una sede ad Acilia, abbiamo una sede ad Ostia Ponente. Quindi il centro dell'attività politica di Casa Pound non è solo Nuova Ostia. Casa Pound porta avanti, come tutti sapete, perché c'è stata grande attenzione nell'ultimo periodo su questo, una raccolta alimentare per 250 famiglie italiane in difficoltà. Famiglie italiane tra cui padri separati, anziani, donne sole, di cui alcuni di questi vengono da Nuova Ostia, perché Nuova Ostia è il quartiere più di tutti abbandonato al degrado, abbandonato dalla politica. Casa Pound porta avanti un dopo scuola per bambini, un dopo scuola che va avanti sempre anche questo da 2 anni e che aiuta 15 bambini ogni settimana con le nostre ragazze. Bambini che vengono nella nostra sede di Ostia a passare la giornata con le nostre ragazze gratuitamente. Quindi è un altro servizio che offriamo ai nostri cittadini in difficoltà. Negli ultimi 4 anni abbiamo organizzato, pensate, 50 riqualificazioni di parchi, aree verdi, rotatorie, spiagge. Lo abbiamo fatto sempre con i nostri volontari, perché la forza di Casa Pound è proprio la forza del volontariato. Quest'estate ci siamo battuti contro i piromani che hanno dato fuoco alla pineta di Castelfusano. Abbiamo organizzato e abbiamo partecipato a delle passeggiate con altri comitati, con cittadini, perché Casa Pound ad Ostia è inserita nel tessuto sociale, è inserita, dialoga con gli altri comitati, dialoga, è presente in ogni quartiere. Quando c'è stato l'ultimo terremoto, noi siamo riusciti, grazie ai cittadini di Ostia, a raccogliere tonnellate di materiale da portare, di generi di prima necessità da portare nelle zone terremotate, che il sottoscritto, insieme ad altri ragazzi, ha portato personalmente. Abbiamo portato 3 tir di aiuti. Okay? Abbiamo difeso nel corso della nostra attività in questi anni i disabili del centro paraplegici di Ostia, scongiurando la chiusura del centro. Abbiamo difeso gli operatori ittici del canale dei pescatori che è continuamente insabbiato. Abbiamo difeso 1200 famiglie a Nuova Ostia, 1200 famiglie che rischiavano lo sgombero
dalle case popolari e lo rischiavano perché c'è per il rapporto marcio che c'è a Roma tra i costruttori ed il comune, e in questo caso con il costruttore Armellini, perché per 40 anni il comune ha pagato un affitto ad Armellini e quando ha smesso di pagarlo il costruttore ha preteso lo sgombero di anziani che lì pagavano un affitto da 40 anni. E ditemi se questo rapporto marcio anch'esso non è mafia. Forniamo assistenza legale, fiscale e servizi al cittadino a prezzi agevolati. Siamo in prima linea contro il malaffare, perché ricordiamo, come ha già detto Simone, che questo è il nostro municipio, il municipio di Ostia, è stato commissariato perché l'ex presidente del PD, Andrea Tassone, faceva affari con le cooperative di Mafia Capitale e gli unici a denunciare questo siamo stati noi, è stata Casa Pound. Gli unici a contestare, ad accorgersi di questo malaffare è stata Casa Pound, perché all'interno del municipio sedevano tutti, c'erano tre consiglieri del Movimento 5 Stelle, tra cui l'attuale candidata Di Pillo, c'erano consiglieri di centrodestra e nessuno si è accorto di nulla, come nessuno ha mai denunciato il business dei centri di accoglienza dell'Infernetto, perché all'Infernetto ci sono due centri profughi gestiti ancora una volta dalle cooperative di Mafia Capitale. Poi abbiamo organizzato eventi sportivi, abbiamo organizzato feste di quartiere, non solo a Nuova Ostia, e lo abbiamo fatto sempre nello stesso modo, perché quando il 21 aprile, ad esempio, organizziamo in occasione del Natale di Roma una festa nel quartiere popolare del villaggio San Giorgio di Aciglia, coinvolgiamo tutte le associazioni e i commercianti del quartiere, feste che hanno successo, feste dove partecipano le famiglie del quartiere, di quartieri abbandonati. E abbiamo, non in ultimo, portato avanti una battaglia per la legalità, una battaglia per la legalità e per lo sgombero dell'ex colonia Vittorio Emanuele, una struttura occupata da centinaia di immigrati a cui il Comune di Roma paga addirittura le utenze. E questo dentro questa struttura, ogni volta che c'è un blitz delle forze dell'ordine, ci sono arresti per droga, vengono trovati grossi quantitativi di qualsiasi tipo di droga. E questo è anche questo accade ad Ostia e nessuno pone l'attenzione su questo, soltanto Casa Pound. Quindi questo per dire che questo 9% che noi abbiamo preso è dato dal lavoro fatto sul territorio. E anche se in questi ultimi giorni di campagna elettorale che sono appena passati e questi giorni appena successivi al nostro grande risultato, è partita una campagna diffamatoria nei confronti della mia persona e nei confronti del nostro movimento, nulla, questi sono dati di fatto e i risultati parlano chiaro. Quindi poi lascio la parola a Carlotta che porterà proprio i dati dei risultati elettorali che noi abbiamo preso, i fogli di carta, perché a noi piace parlare con i dati. Allora, esatto, noi in questi giorni, in questi mesi, siamo stati vittime di attacchi che non hanno avuto nessun fondamento, no? Invece noi oggi vogliamo spiegarvi qua quei pezzi di carta, come stanno le cose ad Ostia e dove noi abbiamo preso in realtà i voti. Al villaggio San Giorgio noi abbiamo preso la più alta percentuale di voti, abbiamo preso, se non erro, il 15% come media, toccando i picchi di 21% in un seggio. A Nuova Ostia abbiamo preso il 13%, toccando il picco massimo di seggio di percentuale che abbiamo preso è stato il 19%. A Ostia Centro abbiamo preso il 12% con picchi di 16 in un seggio, mentre a Infernetto abbiamo preso l'11% di media di consensi su un picco di 17% in un seggio. Nello specifico poi su Nuova Ostia succede questo, che le forze politiche che hanno preso più voti sono per il 28% il centrodestra con Monica Picca, il 26,7% il Movimento 5 Stelle con Giuliana Di Pillo e poi a seguire gli altri, c'è stato Ados De Luca e la percentuale adesso non la ricordo, ce l'ho scritta qui, se volete ve la leggo perché visto che dobbiamo dire le cose in maniera precisa, leggo tutto. Sì, fammela trovare. Ah, ok.
10%, De Luca, De Donno, il prete, ha preso l'8,10%, Bozzi ha preso 5,38%, Lombardi 2,77%, Bellomo 2,48% e Fiori 0,85%. Quindi Luca Marzella ha preso 526 voti, io in tutto il municipio ne ho presi 1.788 facendo un record di preferenze storico in questo municipio, di cui solo 167 sono preferenze e sono venute da Nuova Ostia. Quindi questo per dire, per smentire quello che in questi giorni si continua a insinuare, che noi i voti li prendiamo sulla Nuova Ostia perché c'è un voto di scambio, quindi questa è la dimostrazione che mi piacerebbe quando voi uscite di qua andate a chiedere contezza dei voti che gli altri partiti hanno preso in queste sedi, visto che a voi interessa soltanto Casa Pound e dovete per forza trovare il marcio in quello che di marcio non c'è, perché mentre gli altri non so come abbiano fatto a prendere i voti, io vi dico che i nostri sono sudati perché noi sul territorio ci stiamo tutto l'anno da anni. Detto questo, chiudo anche facendo un inciso che da giorni ci chiedete cosa faremo noi al ballottaggio. Casa Pound non appoggerà né Giuliana Di Pillo né il centrodestra, persone che in questi giorni non hanno fatto altro che alimentare una campagna diffamatoria nei confronti degli avversari politici che siamo noi. Quindi questa è la nostra risposta alla domanda che ci state ponendo da svariati giorni. Sì. Adesso passiamo alle domande. Se per un tempo di diciamo un tempo limitato, diciamo, ci annunciamo nome, cognome, testata, diciamo a chi è rivolta la domanda, si risponde, facciamo una cosa ordinata e insomma organizzata. Al termine di questa sessione di domande, chi deve rimanere con le dirette, fare interviste a margine, eccetera, rimane, gli altri magari iniziano a defluire, così ci danno una mano a livello organizzativo. Grazie. Chi è il primo? Ho fatto prima lui. Scerelli Alan in Speranza, avete elencato una serie di interventi. Giuliano Rosciarelli, agenzia Alan News. Mi riferisco al candidato. Sono stati elencati una serie di interventi che Casa Pound ha fatto in questi anni sul territorio del 10° municipio su determinati temi. C'è un aspetto che nell'elenco a mio avviso manca, che è quello della criminalità organizzata, cioè Ostia è stata commissariata per mafia, sono i tribunali che lo dicono, sono le sentenze, quindi non è un'opinione, quindi vuol dire che c'è un problema. Usura, spaccio di droga, ma non al dettaglio o la droga che troviamo nei locali, ma quella che arriva ad Ostia attraverso Anzio, attraverso Nettuno, attraverso Fiumicino stesso. Mi chiedo su questo se per voi è un problema che esiste a Roma, la criminalità organizzata, e alla luce di quanto detto, se la vicinanza, io capisco che nessuno rende conto di Spada, che oltretutto è incensurato, lo ricordo, ma se è una cosa che in qualche modo vi può creare un problema dal punto di vista dell'immagine, dell'immaginario e di ciò che si sa sulla famiglia Spada. Allora, io chiaramente ribadisco che Casa Pound e io, quindi, condanniamo assolutamente qualsiasi tipo di mafia e di criminalità organizzata, però sono anche stanco di associare il nome, che il nome del mio quartiere, che il nome del 10° municipio di Ostia venga associato a mafia e malaffare, perché non è così, ci sono tantissime persone per bene, ok? La criminalità è presente in tutti i quartieri e noi la condanniamo. Cosa può fare la politica e cosa farò io da consigliere di questo municipio? Non mi chiuderò dentro un ufficio, andrò nei quartieri popolari, cercherò di portare avanti proposte per questi quartieri, perché quello che deve fare la politica per contrastare la criminalità in questi quartieri è andare lì e creare lavoro, è andare lì e creare luoghi di aggregazione, è andare lì e creare un centro sportivo, come Casa Pound vuole fare a Nuova Ostia. Alzare tutte quelle serrande abbassate che ci sono, serrande di proprietà del Comune di Roma o dell'Ater, e affittarle a prezzi agevolati a giovani del territorio. Così questo è quello che può fare la politica, perché se voi conoscete quel quartiere sapete che c'è uno skatepark abbandonato, che le palazzine cadono a pezzi, che c'è un campo di calcio abbandonato, e così si favorisce soltanto la criminalità. Poi è chiaro che le forze dell'ordine e la magistratura devono fare il loro lavoro, che noi da politici possiamo solo facilitare. Permettetemi una piccola chiusura.
il responsabile dell'abbandono di Nuova Ostia non è certo Casa Pound, ma chi ha amministrato fino adesso, compresa l'amministrazione Raggi, che è un anno e mezzo che sta lì, è venuta in campagna elettorale allo skate park, e invece dobbiamo ancora assistere al nulla più assoluto. Per cui ad alzare le serrande, a darle ai giovani, a rimettere in piedi le strutture non ci vuole niente, ma dopo un anno e mezzo noi ancora vediamo il nulla, così come è stato fatto anche dagli altri. Per cui certo questo non è imputabile a noi. Prego. La 7, TG La 7, una domanda di Stefano e una a Marcella. Ho letto su un'agenzia di Stefano, ha definito la palestra di Spada un presidio sul territorio. Ecco, vorrei capire meglio che cosa si tratta. Marcella, invece, ho letto in un'intervista, ha detto che questa era una situazione che qualcuno stava cercando e che puntualmente è arrivata. Che cosa significa? Allora, vado prima io. Allora, al netto delle attività criminali legate a dei membri della famiglia Spada, Roberto, come Spada ha detto prima, risulta ancora incensurato. L'attività della palestra, al netto da chi è gestita, è l'unico presidio sociale su quel territorio. Addirittura quando il municipio di Ostia, adesso non ricordo chi, l'andò a chiudere, ci fu una sollevazione popolare, perché è l'unico posto dove le persone che abitano a Nuova Ostia possono portare i loro bambini a fare delle attività che sono date anche a livello gratuito, a titolo gratuito. Quindi questo è il valore della palestra ed è l'unico, credetemi, l'unica cosa aperta in tutta Nuova Ostia. Voi andateci oggi e troverete lì dentro tutti i bambini di Nuova Ostia che fanno le loro attività. Ora, lo Stato si è manifestato solo come cercando di chiudere quella serranda. Allora, magari se lo Stato voleva fare qualcosa di più interessante, poteva aprire qualcosa invece di chiuderla, poteva aprire il centro sportivo che sta lì morto ormai da tempo immemore, per cercare di fare qualcosa in più, non qualcosa di meno. E poi permettetemi, abbiamo fatto questa festa che è stata bellissima a Piazza Gasparri, dopo 15 anni di eroina si sono visti finalmente i palloncini, i Babbi Natali, i bambini che giocavano, perché anche loro hanno diritto di giocare e di avere una vita normale, facevano attività sportive, ed è stata chiamata quella palestra. Quella palestra è stata chiamata perché è una palestra legalmente riconosciuta non solo da noi e non solo dalle federazioni sportive di box, pugilistica e tutte altre cose, ma una palestra che a quanto pare va bene anche per festeggiare il 25 aprile, patrocinato da Regione Lazio, Comune di Roma, Municipio 13. Ogni anno il 25 aprile si fa un evento sportivo per la liberazione a cui partecipa, o partecipava fino a sicuramente il 2015, la Famous Art Box di Roberto Spada. Allora, se va bene per fare il 25 aprile, va bene pure per fare le feste con Casa Pound a Piazza Gasparri. Rispondo io alla domanda. Io quello che ho detto, perché poi spesso quello che diciamo noi viene strumentalizzato, io quello che ho detto è che qualcuno stava cercando una situazione per diffamare Casa Pound, per distruggere questo grande risultato che abbiamo ottenuto ad Ostia, perché sono partiti attacchi ad orologeria sin dagli ultimi giorni della campagna elettorale. Un post su Facebook è stato strumentalizzato, perché quel post diceva che nei quartieri popolari, che al quartiere popolare di Nuova Ostia da qualche tempo è presente soltanto Casa Pound, e quel post raccontava una verità innegabile, un dato di fatto. Questo post è stato trasformato in un appoggio al nostro movimento, che su quel post non c'era scritto. Quindi a me pare chiaro che dopo questo attacco vengono riportate denunce e situazioni mie personali che risalivano al 2011. Continuano le diffamazioni. Io credo che qualcuno stesse cercando di diffamare il nostro movimento e di farci perdere voti. Così non è stato, perché i cittadini di Ostia ci conoscono e abbiamo ottenuto un grandissimo risultato. E quindi oggi viene strumentalizzato quello che è successo al giornalista di Nemo per attaccare Casa Pound, che è completamente estraneo a quello che è successo, perché io rispondo di me stesso e dei militanti del nostro movimento, non rispondo di altri, punto. Mi riferisco a giornalisti a busta paga, mi riferisco a partiti politici che in modo trasversale ci hanno attaccato. C'è un consigliere di centrodestra che si è inventato di sana pianta un'aggressione nei suoi confronti. È chiaro, Casa Pound su Ostia nei sondaggi veniva accreditata al 10%, e quindi è stata messa in moto una macchina del fango nei confronti miei e nei confronti del movimento, a cui i cittadini
per fortuna non hanno creduto ed è arrivato un 9%. Ma lei ha detto giornalisti a busta paga, di chi intende? No, giornalisti a busta paga nel senso, i giornalisti sono tutti a busta paga come anche il sottoscritto e tanti altri penso in questa sala, siamo tutti quanti pagati da qualcuno. Ci sono dei giornali per cui lavorano dei giornalisti che hanno una visione politica e che cercano a volte di usare il grimaldello delle dichiarazioni per colpire un avversario politico. Non è mistero che ogni volta che Roberto Spada fa un endorsement politico ci sta il parlamentare Esposito del Partito Democratico che gli fa da ufficio stampa. Quindi lui parla, Esposito rilancia, esce la notizia sul Fatto, su altri quotidiani, ed ecco lì che viene additato il mostro che è sempre, guarda caso, il nemico del Partito Democratico, perché poi tutti ci dobbiamo scordare che invece l'unico politico condannato per mafia, per rapporti con mafia capitale, è del Partito Democratico. Quindi questo Esposito magari non lo ricorda spesso, però fa da ufficio stampa per Roberto Spada. Quindi ci sono dei quotidiani che hanno un indirizzo politico, ahimè, ben chiaro e preciso, non è che mi invento l'acqua calda, che a volte cercano di screditare un avversario invece di andare a parlare di programmi, di quello che succede, di quello che non succede, tirano fuori questi endorsement di Roberto Spada per cercare di screditare una volta noi, una volta 5 Stelle, una volta qualcun altro, però questo è l'atteggiamento, quindi era questo il senso dell'intervento. Riguardo al fatto che la sindaca Raggi ha detto noi i voti dei Spada non li vogliamo, vi sentite di condividere queste parole? Allora, ok, scusate. Allora, questa affermazione, che è un'affermazione sicuramente ad effetto, è molto bella e fa piangere i cuori, è un'affermazione ridicola perché nessun partito politico può non volere il voto di chi che sia, perché nel segreto dell'urna i voti sono voti di tutti quanti e il voto di Roberto Spada, credetemi, vale quanto il vostro. Non lo dice il sottoscritto per farvi paura, lo dice la Costituzione e questa è la realtà dei fatti. Quindi fa molto chic alzarsi e dire noi non vogliamo i voti della mafia, io non voglio il voto dello stupratore, io non voglio il voto del ladro, ok? Ma poi nel segreto dell'urna quei voti arrivano, quindi fa molto chic e noi non ci agganciamo a questo coro perché a noi non ci piacciono le prese di posizione emotive di tutti quanti. La criminalità organizzata esiste, va debellata, ci deve pensare la magistratura e la polizia, non la politica. I politici non hanno potere nei confronti, se non, come diceva Luca, della criminalità, di andare su quei territori a fare quello che lo Stato non fa, purtroppo. Quindi questa è la valenza della politica. La politica ha abbandonato Ostia. E ad Ostia c'è solo Casa Pound, non è colpa nostra. Quindi non è colpa nostra se il Partito Democratico non va a Piazza Caspari ad organizzare le feste, non è colpa nostra se il Movimento 5 Stelle con gli stipendi milionari dei suoi parlamentari non li usa per fare i pacchi di raccolta alimentari, non è colpa nostra se ci siamo solo noi. Ora fare le dichiarazioni roboanti, non vogliamo i voti di questo, non vogliamo i voti di quest'altro, fa molto chic, ma questo è impossibile ed è anche democraticamente non molto chiaro. Io ripeto, per la Costituzione i voti sono i voti di tutti quanti e questo non può essere messo in discussione. Fare una dichiarazione del genere è solo aria fritta, roboante. Non voglio i voti di Tizio, non voglio i voti di Caio. Però la politica, un attimo, c'è un ordine. Grazie Pretto, agenzia stampa Dire. Senta, storicamente il Movimento Sociale Italiano ha fatto della contrapposizione alla mafia una bandiera ideologica, tanto che uno dei simboli nazionali, mi riferisco al giudice Borsellino, e poi era anche insomma uno degli dei del Pantheon della destra. Ecco, alla luce di questo io volevo chiedervi cosa ne pensate della mafia di Ostia? Cioè, pensate che sia una mafia che debba essere repressa più duramente di quanto non sia adesso? Pensate che sia una mafia minore? Pensate addirittura che non sia una mafia ma una forma di criminalità organizzata non mafiosa? Ecco, il vostro parere del candidato premier e anche dell'ex candidato presidente al municipio. Grazie. Sì, Luca l'ha detto, ma magari lo ribadisco io. La criminalità organizzata va combattuta e debellata. La mafia è un cancro che si sviluppa in assenza di Stato. L'assenza dello Stato produce la mafia e lo Stato deve combattere la mafia e la criminalità organizzata con le forze di polizia e le forze giudiziarie. Combatterla. Ma la cura a questo è la presenza dello Stato, la cura è la presenza delle associazioni sul territorio, la cura è l'intervento sociale per alzare i salari, per far sì che queste persone che vivono quei territori abbiano un lavoro, abbiano una casa sicura, la dignità, questo è la cura. Ma è ovvio che la mafia è un cancro da estirpare perché è l'antistato. Per me l'antistato, la mafia, la camorra, tutto quello che è la criminalità organizzata va estirpata da questa nazione.
Cosa? Allora, se ad Ostia c'è la mafia, ce lo dice la magistratura. La magistratura ha riscontrato un clan mafioso su Ostia, ad Ostia c'è la mafia. Se la magistratura non riscontra un clan mafioso, ad Ostia non c'è la mafia. A Roma c'è la mafia, abbiamo fatto un'inchiesta che si chiama Mafia Capitale, la magistratura si è messa sotto a lavorare, ha fatto il suo lavoro, ha detto che non è mafia, a Roma non c'è la mafia. Lo dice la magistratura, non lo può dire la politica e non lo può dire, scusatemi, per voi neanche il giornalismo, se c'è la mafia non c'è la mafia, ce lo deve dire una magistratura. Il lavoro dei giornalisti attento e puntuale che denuncia i fatti può aiutare la magistratura a venire a capo magari di alcune situazioni o evidenziare i problemi, ma poi alla fine l'accusa o no di organizzazione mafiosa la fa la magistratura. E infatti noi oggi siamo qui a chiedere in apertura di questa conferenza stampa che la magistratura apra un fascicolo su di noi alla luce di tutto quello che è successo ossia in questi mesi per chiarire le idee a noi e a voi e a tutti quanti sul fatto se esista un rapporto di voto di scambio fra noi e un clan mafioso. Quindi questo ce lo deve dire, vi prego, la magistratura. Facciamo anche una commissione parlamentare, magari ci mettiamo qualche parlamentare, non lo so, perché tanto ormai il Parlamento fra 5 mesi si scioglie, ma facciamolo. Veniamone a capo, veramente con le indagini, con le investigazioni, con quello che serve. Non con, ripeto, l'aria fritta un po' troppo perché è campagna elettorale e dobbiamo alzare i toni. C'era un'integrazione? O abbiamo risposto? Scusate. Domenico Palestrella. Decide Davide, scusate. Scusate, al volo, è velocissima. Avete detto che non sosterrete né la Di Pillo né la Picca al ballottaggio. È un'indicazione di voto ai vostri elettori di non andare alle urne? Sì, come no? Sì, è un'indicazione di voto ai nostri elettori di non andare alle urne, perché non possiamo sostenere il Movimento 5 Stelle che ha dimostrato con Virginia Raggi di non saper governare, non possiamo sostenere un centrodestra che ha già amministrato e ha fallito, che ha fatto un'alleanza molto ampia, che ha raggiunto addirittura Marchini e l'UDC. Noi siamo completamente distanti da entrambi gli schieramenti e quindi non sosterremo nessuno e invitiamo i nostri elettori ad andare al mare anche se è brutto tempo. Sì, Laura Cere, voi pensate di scendere in piazza? Allora, riguardo, questo entra sempre nell'ottica del... io non prendo i voti dalla mafia, io qua, io là, io su, io giù. Ora, Virginia Raggi si è manifestata a Nuova Ostia in campagna elettorale parlando proprio dello skate park che si trova a Nuova Ostia. In un anno e mezzo non è riuscita a smuovere neanche un materasso abbandonato all'interno di quello skate park. Ci abbiamo pensato noi perché siamo andati lì con un container di tasca nostra e gli abbiamo dato un minimo di ripulita. Noi non ci prestiamo alle iniziative elettorali e propagandistiche del sindaco di Roma su cui cade la responsabilità totale dell'ultimo anno e mezzo di amministrazione e quindi su cui cade anche la responsabilità di ciò che si vede in quel quartiere. Quindi assolutamente no, noi mai saremo ad un'iniziativa politica con Virginia Raggi e con i responsabili di quello che succede a Piazza Gasparri, Nuova Ostia e tutto il resto. Alessandra Buccini, Piazza Pulita, la 7. Diciamo, giusto per riportare il tema dell'aggressione, no? Un giornalista è stata una cosa gravissima, che ti dà il senso di quello che è il territorio, a prescindere dalle parole. Sicuramente voi siete stati presenti. Io chiederei solamente, oltre all'operato della magistratura, c'è anche l'opportunità politica. Quindi voi avete preso un risultato molto alto. E quello che ancora non ho capito in via definitiva, se Luca Marsella prendere distanze da Roberto Spada e dice Roberto Spada ha fatto una cosa gravissima e per noi il clan Spada è un problema per il territorio di Ostia. Vorrei sentirlo dire da lei, perché io non l'ho ancora sentita in modo chiaro, solo questo. Ora, io prendo le distanze da quando c'è un'associazione. Io non ripeto, non devo rispondere di nulla. Non devo rispondere di nulla perché Roberto Spada non è un militante di Casa Pound, io rispondo delle mie iniziative e di quelle dei miei militanti. È chiaro che il gesto è un gesto sbagliato, ma come è sbagliata la diffamazione e la strumentalizzazione di quel gesto che avviene nei confronti del nostro movimento. Il clan Spada e la perché lo deve dire la magistratura, lo deve dire già la magistratura. Io ho già detto che condanno ogni tipo di criminalità organizzata, malaffare e tutto quello che accade a Ostia che non,
che non va nella direzione della legalità e della giustizia. Compresa quella del clan Spada. Compresa. Certo. Comprese le sentenze che già ci sono. Comprese le sentenze che già ci sono sul clan Spada. su dei singoli che fanno parte della famiglia Spada. La sentenza parla di associazione di stampo mafioso. Le sentenze ci sono, ok? E quindi se c'è una sentenza, la condanna è chiara. Però a Ostia si parla di mafia per qualsiasi cosa. Si parla di mafia in modo scomposto, in maniera scomposta, anche per gli imprenditori balneari, senza che ci sia un solo procedimento penale in corso. Quindi, per distogliere l'attenzione da quello che è nato, che è accaduto in municipio, per le colpe del PD, si vuole puntare il dito su altro per distogliere l'attenzione, noi non ci stiamo. Perché è bene ricordare che il municipio è stato commissariato per colpa del PD, punto. Sì, però c'è una sentenza che stabilisce questa cosa. Sì, appunto, io mi volevo inserire in questo solco pure della collega di Piazza Pulita. Marcella, ma lei... Scusate. Io volevo sapere una cosa, lei quando si è fatto foto, lei ha detto anche in un'intervista Repubblica che ha conosciuto Roberto Spada quel giorno della Befana di quasi 2 anni fa, e solo in quell'occasione è lì che ha conosciuto Spada, ma lei sapeva che era il fratello di Romoletto già condannato, comunque già processo per estorsione e poi condannato con l'aggravante del metodo mafioso? È vero che frequenta comunque la palestra di Roberto Spada, e soprattutto non ritiene inopportuno per un candidato nelle istituzioni frequentare comunque un esponente di una famiglia che ha questa patente di mafiosità sul groppone? Allora, io in questi giorni le ho lette tutte, qualcuno ha scritto addirittura che siamo cresciuti insieme, che lo conosco sin dall'infanzia, non è così, abbiamo età diverse, io non abito a Nuova Ostia, non ci ho mai abitato, e ho conosciuto Spada per la palestra, per la festa che abbiamo organizzato, perché ho coinvolto io le associazioni del posto, associazioni come ha detto prima Di Stefano, che organizzano eventi patrocinati dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, dal quello che è il nostro municipio, quindi non vedo perché il problema sussiste solo quando questa palestra partecipa a un'iniziativa di Casa Pound. Un'iniziativa di Casa Pound, ricordo, che era una festa per bambini dove abbiamo portato a giocare i bambini in un parco che ha visto per tanti anni solo sparatorie, eroina, degrado, un parco che era stato fatto da Rutelli, dove poi non è entrato nessun politico, e non ho mai visto questa attenzione per quello che accadeva lì in quel parco. L'attenzione c'è quando c'è una festa di quartiere, quando si regalano giocattoli ai bambini, quindi... Era una persona incensurata che gestisce una palestra regolare, questo io sapevo. Soprattutto all'epoca dei fatti, cioè quando ci collochiamo in quest'epoca, 18 mesi fa, Roberto Spada era ovviamente incensurato, votava Movimento 5 Stelle e il municipio di Ostia stava per essere sciolto per mafia per colpa del Partito Democratico. Quando è stata fatta quella festa? Quella palestra ha partecipato agli eventi per il 25 aprile e tante altre cose organizzate dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio. Penso che, essendo Roberto Spada il titolare, abbia anche lui partecipato al 25 aprile insieme a tutti, insieme all'Ampi, ai Partigiani d'Italia e a tutte queste persone. Sicuramente ci saranno centinaia di foto di Roberto Spada con centinaia di persone, con tutte quelle con cui ha partecipato a questi eventi, però negli ultimi mesi abbiamo parlato solo della foto fatta 18 mesi fa di Luca Marzella ad Ostia. Quindi io ripeto, inviterei a valutare abbastanza bene questa questa stigma partecipazione della Famous Art School Box
con la stigma della mafia, perché allora mi dovete dire che anche l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il Comune di Roma, la Regione Lazio è mafiosa perché ha chiamato quella palestra a fare iniziative sul territorio. Okay. Buongiorno, sono Aila Bini dell'agenzia Reuters. Io volevo chiedere, avete detto che indicate ai vostri di non andare a votare gli altri ad Ostia, però volevo chiedere a livello nazionale se potreste pensare di appoggiare a questo punto altri gruppi politici. Allora, Casa Pound alle elezioni nazionali si pone l'obiettivo, a questo punto abbastanza semplice, di superare il 3% e di piazzare una nutrita pattuglia di parlamentari, magari anche di più, dipende sempre dall'esposizione mediatica che ha Casa Pound. Ora, i nostri parlamentari saranno in Parlamento. Se un sé grande come una casa, esisterà un governo di centrodestra che ci presenterà l'uscita dall'euro, l'uscita dall'Unione Europea, il blocco totale dell'immigrazione, così come va chiacchierando ogni sera Salvini, la Meloni e anche Silvio Berlusconi, i nostri voti da appoggio esterno su queste tematiche ci saranno, quindi questo sia chiaro. Ma Casa Pound afferma anche che non ci sarà nessun governo di centrodestra, perché questa legge elettorale non può far vincere nessuno, perché per vincere serve il 45% dei voti e di imboccare tutti i collegi uninominali. Quindi ci sarà un governo tecnico, un governo di scopo, un governo chiamatelo come vi pare, come quando si mise a sedere Letta nel 2013 che disse siamo qui solo per fare la legge elettorale, e questo governo di scopo tecnico sarà un altro di quei governi che assassinano definitivamente la nostra nazione. Per cui agli elettori noi diciamo: non date una carta in bianca né al centrodestra né al centrosinistra, ma mandate i ragazzi di Casa Pound in Parlamento, perché nella prossima legislatura ci sarà da combattere per salvare questa nazione. Se ci sarà un governo di centrodestra che ci proporrà l'uscita dall'euro, dall'Unione Europea e cose che ci piacciono, le sosterremo, ma noi siamo pronti ovviamente a fare la più spietata opposizione a qualsiasi governo tecnico imposto da Bruxelles. Non parteciperete alla manifestazione di domani, però vi chiedo, c'è l'esigenza per Casa Pound di organizzare un'iniziativa autonoma, non legata magari ad una iniziativa della Raggi ovviamente, sul tema della criminalità? Perché questa conferenza stampa viene fatta proprio per porre le distanze su questo tipo di tematiche rispetto alla campagna elettorale che fate. Però Ostia è e rimane l'unico municipio di Roma sciolto per mafia, si parla sì. Di questure... Le sentenze hanno stabilito che esista l'associazione di stampo mafioso, che coinvolge tra l'altro anche gli stabilimenti, perché vorrei ricordare che tutto parte da un'inchiesta di Federica Angeli di qualche anno fa, una giornalista tra l'altro, che fa partire delle inchieste proprio nel legame che c'era tra le licenze di alcuni stabilimenti e alcuni clan, poi notoriamente chiamati mafiosi. Quindi io vi chiedo, siccome il problema della mafia esiste a Roma, e dispiace anche a me, io vivevo a Ostia, io sono nato a Roma, per cui figurate se non dispiace anche a me, però è un problema che va affrontato, quindi vi chiedo, al di là dell'iniziativa di domani, di sabato, organizzerete un qualcosa su questa tematica o pensate che non faccia parte del vostro intervento o un dovere della politica su questo tema? Ok, mi faccia rispondere a me gentilmente. Allora, la dottoressa Federica Angeli purtroppo ha anche una passione politica, perché io me la ricordo, oltre alle inchieste che ha fatto, appoggiare sostanzialmente dicendo quanto sei bravo, quanto sei pulito, quanto sei bello, un condannato per mafia che si chiama Tassone, che è il presidente del municipio del Partito Democratico. Ha fatto degli endorsement veri e propri per far eleggere quella persona, ha partecipato attivamente alla sua vita politica e ci ha consegnato, diciamo così, un municipio sciolto per mafia. Ora, noi riteniamo che la mafia non si combatte con le fiaccole, con i campanacci e con le iniziative strappacore, come si dice a Roma, ma la nostra attività è costantemente volta alla fine della criminalità organizzata, perché quando tu ti presenti in un territorio dove le persone non hanno a disposizione nulla se non il deserto e ti presenti come qualcuno che può dare qualcosa, un pacco di pasta, ti posso sistemare il tubo se ti si rompe dentro casa, perché noi facciamo anche questo, ti si allaga la casa, c'è Casa Pound che ti può dare una mano, ti do l'assistenza legale, cerco di evitare lo sfratto dopo 40 anni che hai pagato al Comune di Roma qualcosa per stare dentro una casa fatiscente. Ecco, così si combatte la criminalità, andando allo skate park e ripulendolo, cercandolo di mettere in funzione magari. Queste sono tutte attività che sono contro la criminalità. Portare le fiaccole, ok, fare le serate strappacore e continuare a
illuminare questo territorio dipingendolo come l'inferno in terra, dove tutto è corrotto, dove tutto è marcio, dove c'è la mafia ovunque, dove sembra che non ti puoi prendere un gelato senza chiedere l'appoggio di un clan mafioso, non risolve assolutamente nessun problema, fa soltanto arrabbiare i cittadini che lì vi abitano. E vi prego di considerare che le rimostranze di quel Carlotta sono rimostranze di persone che vivono in un territorio dove tutti vengono dipinti come mafiosi. Se voi oggi parlate di Ostia, non solo in tutta Italia, ma se voi vi spingete in Germania o andate in Francia e nominate Ostia, la gente pensa di stare a parlare dell'inferno sceso in terra, dove regna l'antistato, dove nulla si muove che la mafia non voglia. E chi ci vive, giustamente, si fa, vabbè, non voglio usare termini scorretti, però si arrabbia molto. Se noi continuiamo così, in questa direzione, dove poi lo schema è molto chiaro, c'è la mafia, c'è il bravo giornalista antimafia, esce fuori il Saviano, esce fuori il tema, esce fuori la fiction, esce fuori Gomorra, esce fuori Suburra, esce fuori tutto quello che volete. Noi questo problema non lo risolveremo mai. Noi lo risolviamo solo se noi torniamo in quei territori a fare quello che deve fare lo Stato. Ok, lo Stato non ce la fa perché non c'è una lira, perché ci sono i vincoli, perché non possiamo spendere i soldi. Mettiamoci insieme tutti i partiti, mica solo Casa Pound. Io ci voglio tutti a Ostia a fare quello che facciamo noi. Ci venisse il Partito Democratico, i comunisti, chi vi pare. Mettiamoci insieme e risolviamo i problemi di quel quartiere, perché io vi ripeto che i bambini che abitano in quel quartiere hanno la stessa esatta dignità di tutti i bambini del mondo, e noi non ce li possiamo scordare solo perché sono italiani, perché questa è la percezione che si ha in questi territori. Quindi noi, la nostra azione, e qui lo sintetizzo, l'azione politica e sociale sul territorio di Casa Pound è sempre un'azione antimafia, anticamorra, anticriminalità organizzata, perché vuole risolvere effettivamente i problemi. Ma non ci chiedete di metterci con una fiaccola in mano a piangere, a ululare la luna, per poi richiuderci nei nostri palazzi, e soprattutto non ci chiedete di farlo con chi ha nelle mani il potere di rompere con la criminalità organizzata. E qui parlo del sindaco Virginia Raggi, perché il sindaco Virginia Raggi ha il potere domani mattina di chiamare una squadra di operai e di riaprire quel cavolo di skate park, di mandarci i bambini, se li vuole togliere dalla palestra degli Spada, di riaprire quello skate park e di mandarci i bambini a giocare. Ecco, il potere, la persona che ha questo potere è lei, e se non lo fa, vincoli di bilancio o meno, vuol dire che è responsabile. Allora è lì che bisogna andare a chiedere perché manca lo Stato, e perché manca il Comune di Roma, e perché mancano gli enti pubblici, non a Casa Pound.